Nome? Giordano Bragaglia. Anni? 42. Professione? Attore. Cosa ha portato? Non mi chiede le esperienze teatrali? Ah, è vero, mi scusi. Esperienze teatrali? 2 anni con la Compagnia del Mortaio di Pescasseroli e con la commedia Le prime muffe del melograno in autunno di Ferruccio Canarini. Cosa ha portato? E le esperienze cinematografiche? Ha ragione, mi scusi tanto. Esperienze cinematografiche? No, vabbè, non importa, grazie, può andare. Oggi non se ne esce, non se ne esce. Avanti un altro. Nome? Giordano Bragaglia. Anni? 42. Professione? Attore. Buongiorno. Buongiorno. Tu sei? Prestigiatore. No, il nome intendo. Ah, Magic Sebastian. Il nome vero. Questo, Magic Sebastian. Il nome anagrafico, il nome vero tuo. Magic Sebastian. E che, qual è il nome d'arte? Luigi De Sanctis. Fuori. Grazie. Nome? Nicolò. E cosa fai, Nicolò? Io suono le tastiere e canto. Bene, cosa ci fai ascoltare? Io dico che suono le tastiere e canto, non è che sia proprio un cantante, è proprio cantantone. Va bene, cosa ci fai ascoltare? Sì. Perché uno dice suono le tastiere e canto, allora uno si immagina proprio un cantante tipo Sanremo, ecco. Vabbè, insomma, diciamo che interpreti. Ecco, interpreto. Perfetto, cosa ci fai sentire? New York, New York. Ah, bene. Ecco, proprio New York, perché uno dice suono le tastiere e canto, e dice allora immagina Frank Sinatra, questo canta proprio, invece... Ecco. Abbiamo capito! Sì. Fai spazio. Sì. Start spreading the news. I'm leaving today. Sì? No, scusa, perché tu hai detto suono le tastiere e canto. Però l'ho detto, non è che sia questo cantante proprio. Ma lascia stare cantare. Sì. Lascia stare cantare. Le tastiere. Negato. Tastiere zero, mai suonate in vita mia. Fuori! Buongiorno. Buongiorno. Nome? Gianni Palumbo. Che fa, prende in giro? Perché? Perché usa questa voce? È la mia voce. Lei che mestiere fa? L'attore. E me usa questa voce? Che voce dovrei usare, scusi? Beh, un'altra, diversa, tipo... Io sono Gianni Palumbo. Io sono Gianni Palumbo. Che fa, prende in giro? Ma vaffanculo. Buongiorno. Buongiorno. Nome? Come lui Celletti. Non ho capito, scusi. Come lui Celletti. Come lui? Come lui. E che nome è? È il mio nome, come lui. Nome d'arte? No, all'anagrafe proprio, come lui. E che, da dove nasce questo nome? Beh, è un nome che mi ha messo mio padre. Ah. Che lui è sempre stato un grande appassionato dei Beatles, e in particolare di Paul McCartney. Quindi quando sono nato ha deciso di chiamarmi come lui. Fuori! Allora ragazzi, un minuto soltanto, eh? Okay. Va bene, a dopo, a dopo. Dai, calmati, Lo so, è sempre l'ansia da Pruino, è sempre così. Ma dai, l'ansia. Lo so, però sai che c'è che mi emoziono troppo, io col regista e sbaglio. Hai visto prima, no? L'abbiamo fatta sì. Insieme, no? L'ho fatta bene, no? Poi appena arriva il regista la faccio con lui, sbaglio. Beh, stavolta una battuta, devi dire. Ho capito, che... mi emoziono col regista. Proviamola, perché non torna, dai. Ok, proviamo. La proviamo un'altra volta, allora. Okay. Io arrivo. Sì, senti Paolo. Claudio, ancora tu, maledetto! Ma che cosa fai? È stato Franco a telefonare a Sandra. E da lì vado avanti. Quindi che ci vuole? Quindi tu dici... Senti Paolo. A Paolo io faccio... Claudio, ancora tu, maledetto! Ok, ok. Sì. Fatemela vedere, sì, dai. Sì, ecco. Senti Paolo. Claudio, bello, come stai? No, no! T'avevo detto.